21 maggio 2021 in compagnia di Ilaria Falconi, tecnologo di ricerca terzo livello CREA. Grazie ancora di essere qui con noi. Ormai è un'amica di Grazie a voi. una presenza costante, ci aggiorna sui vari problemi, a volte anche misfatti nel campo, diciamo, dell'ambiente, e soprattutto per quanto riguarda Roma, zone limitrofe, però abbiamo parlato anche in passato appunto degli alberi, dell'alberatura romana, soprattutto per quanto riguarda il Lido, però abbiamo parlato anche della zona della città e parleremo della zona del centro della città e parleremo infatti in questa trasmissione di una parte abbastanza centrale della città. Parleremo del Tevere, parleremo della pista che, o meglio, di un abbozzo o di un qualcosa che è stato fatto sulla pista ciclabile che sta sul Lungotevere, che ha fatto anche, insomma, un certo scalpore, perché, insomma, perlomeno c'è un impatto visivo abbastanza traumatizzante, e per un ripristino, per creare qualcosa di nuovo, adesso ce lo dirà bene Ilaria. Ti ringrazio ancora di essere qui con noi, do subito a te la parola. Grazie mille a voi per l'invito. Allora, sì, oggi parliamo appunto della pista ciclabile, o meglio di una manutenzione ordinaria della pista ciclabile. Ricordo che la pista sta lì sul Tevere, sulla banchina del Tevere, nel centro di Roma da 15-16 anni, quindi non è un'opera fatta oggi. Detto questo, però, se in passato sono stati fatti degli errori di valutazione, in una manutenzione anche se ordinaria andrebbero evitati i problemi e gli impatti ambientali, specialmente da parte di un'amministrazione green che si è sempre proclamata verso la tutela ambientale e verso la transizione ecologica. Purtroppo l'attuale manutenzione della pista ciclabile realizzata dal Comune di Roma non si figura come un sistema di percorrenze ciclabili in ambito fluviale, in grado di rappresentare un importante fattore di stimolo per azioni appunto di risanamento dei fiumi, riqualificazione dei fiumi e per la re realizzazione di parchi fluviali in un più ampio processo appunto di riqualificazione, riutilizzo e accesso dei corsi d'acqua come risorsa ambientale, culturale e anche ricreativa. In ambito fluviale, le piste ciclabili dovrebbero essere realizzate tenendo conto della salvaguardia delle funzionalità delle sponde, degli argini, dei muri di sponda e della tutela, specialmente durante le fasi di esecuzione dei vari lavori, del complesso sistema naturalistico caratteristico dei corsi d'acqua. So benissimo che non stiamo parlando di un fiume completamente naturale, perché sappiamo benissimo purtroppo che il nostro fiume Tevere è stato intensamente antropizzato in passato, sia per ingenti prelievi di materiale inerte dal fiume, sia per i muraglioni della città e anche per via delle cinque dighe idroelettriche presenti di cui sull'alta stiamo parlando. fluviale di cui abbiamo parlato precedentemente. Quindi so bene che non stiamo parlando di una situazione di aliaga. Però va comunque evidenziato che anche se le piene o comunque sia il rischio di alluvione è molto ridotto ed è molto difficile per il nostro fiume, c'è anche da dire che quest'inverno comunque le casse di espansione naturale del fiume, che ora sono le attuali banchine, sono comunque ogni inverno vengono chiuse perché appunto l'acqua invade quest'area e quindi non è permesso il transito delle persone sulle banchine. Quindi, conseguentemente, un minimo comunque sia durante i periodi di intenso nubifragio a seguito di periodi elevati di siccità, si ha comunque una sorta di innalzamento del livello con ovviamente l'acqua che giunge sulle banchine del Tevere. Va anche detto che comunque sia il fiume è inserito in un contesto importantissimo perché stiamo parlando del centro di Roma, una gran parte del centro storico di Roma dove confluisce no la nostra l'asta fluviale del nostro Tevere in ambito urbano, quindi anche ha un valore comunque sia non solo naturalistico ma anche appunto culturale, turistico e anche diciamo storico del nostro territorio e quindi diciamo, gli interventi andrebbero valutati attentamente anche per
incrementare questo valore storico e culturale, ma anche ambientale, che ha il nostro Tevere in ambito urbano. Un piccolo dato storico che ho colto dal sito isolatiberina.it, i muraglioni, i famosi muraglioni, sono importanti per la città, che hai accennato prima, sono stati creati dopo una piena disastrosa del 1870, e addirittura se ne interessò, no, se non se ne interessò, di questo problema si interessò addirittura anche Garibaldi. Cominciò, all'epoca non c'erano questi muraglioni, non ci stavano degli argini naturali. Tutta una discussione su come rendere Roma una città più sicura per quanto riguarda le inondazioni e si aprì una discussione abbastanza lunga che poi cessò soltanto nel 1900, in cui si prendeva in considerazione seriamente, c'era un progetto di eliminare l'isola Tiberina attraverso l'interramento di uno dei due rami. Quindi, insomma, sarebbe stato un intervento ancora più meno naturalistico e Sì, di, impattante. Poi sì, dopo, ecco, diciamo che venne anche, abbandonata la cosa, insomma. l'aver costruito i muraglioni non ha proprio evitato la perdita di naturalità stessa del fiume, ma giustamente, diciamo abbastanza giustamente, se si pensa ad una sicurezza delle persone, soprattutto dopo appunto le piene che si sono verificate negli anni passati, i muraglioni comunque hanno risolto questa problematica. Certamente hanno eliminato gran parte della naturalezza del fiume stesso e quindi anche dell'importanza ecologica del corso idrico. La possibilità anche di interagire un po', perché insomma ci stanno i muri, ci stanno sì le scale per scendere, però insomma è diventato il Tevere, come spesso insomma è stato rilevato, un'entità un po' a sé stante. Sta all'interno della città, però è difficile accedervi, insomma non è vivibile come in altre invece capitali europee che hanno il fiume, immagino per esempio Parigi con la Senna e così via. Mi Esatto. pare che per quanto riguarda la ricodificazione di tutto questo, perlomeno del bacino urbano, c'è addirittura è stato previsto anche un ufficio apposito qualche anno Sì. fa, credo nel 2017, qualcosa del genere, e Sì. però non, che prevedeva anche il coinvolgimento di associazioni interessate, insomma, ambientaliste e così via, per riqualificare. Tu ne sai qualcosa? Sì, allora è stato istituito, se non mi ricordo male anche io, nel 2017 un ufficio speciale del Tevere dove partecipa principalmente anche un'associazione che si occupa anche del contratto fiume, purtroppo a tratti è duplicato sul nostro tratto appunto urbano del Tevere, perché ovviamente i contratti fiume sono comunque sia dei percorsi o comunque degli strumenti di partecipazione che partono dal basso, coinvolgendo tutti gli attori, quindi come può essere l'autorità di bacino, il comune, la provincia o comunque sia l'ARPA, i consorzi di bonifica, eccetera, per risolvere, diciamo, due problemi principali, o meglio, per garantire due finalità. Le finalità erano imposte dalla direttiva alluvione e dalla direttiva acque, quindi migliorare la qualità del corpo idrico, in questo caso del fiume Tevere, e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico. Purtroppo, considerando il nostro fiume diviso in segmenti e non considerando tutto il corridoio ecologico, si rischia di incrementare il dissesto idrogeologico a monte o a valle del segmento evidenziato e di interesse, e per quanto riguarda non si creano problemi solo legati al fiume Tevere, ma si rischia di danneggiare anche il nostro litorale romano, ricordando che le nostre spiagge, i sedimenti provengono da quel poco trasporto oramai da parte del fiume, e conseguentemente si rischierebbe anche di incrementare l'erosione costiera sul nostro litorale, che già insomma si fa sentire notevolmente. Comunque sì, ci sono delle associazioni, ad esempio, che si occupano anche della spiaggia Tiberis durante l'avvio della stagione balneare, e si occupano appunto e partecipano, insomma, collaborano anche con questo ufficio speciale del Tevere. Dalle varie news, insomma, e articoli di giornale che ho letto, a quanto pare per questa manutenzione,
ordinaria della pista ciclabile non è stato interpellato né l'ufficio speciale del Tevere né, diciamo, l'associazione di volontariato che si occupa della strage di Beris e anche con la quale il Comune di Roma ha, e il Municipio 1 e il Municipio 2 ed altri enti hanno siglato e sottoscritto il contratto di fiume solo per il tratto urbano del nostro Tevere. Quindi questo è un dato di fatto, ci sono stati appunto dei comunicati in questi giorni su questo argomento. Il fatto in sé praticamente al momento è anche, credo sia visibile, si tratta di una colata, non posso come chiamarla in altro modo, di asfalto sostanzialmente, di asfalto che dovrebbe poi essere coperto a sua volta dal materiale con cui si fanno le piste ciclabili. So anche che questa gettata di asfalto è stata fatta, posata praticamente sui sanpietrini. Allora, infatti, ricordo che per chi non è di Roma o comunque per chi non ha mai visitato le banchine del nostro fiume Tevere, all'epoca le banchine del nostro Tevere sono costituite da sanpietrini. Quel famoso sanpietrino, ora purtroppo anche nella parte del centro storico, si sta togliendo dalle strade per metterlo nei marciapiedi o comunque in altre zone di Roma. Il sanpietrino svolge una funzione molto importante che è quella di convogliare l'acqua piovana e di riportarla nel sottosuolo fino a ricaricare la falda. È ovvio che in una zona che è vero che non c'è un rischio comunque alluvionale, quindi una piena, un rischio di piena, perché il tempo di ritorno stimato anche dal piano di assetto idrogeologico è veramente di anni molto, molto elevati. Si parla di 100-200 anni, quindi un tempo geologico abbastanza lungo, però è anche vero, e lo vediamo ogni inverno, che comunque con l'innalzamento del livello del fiume le banchine vengono comunque sia investite dal fiume e conseguentemente servirebbe un materiale in grado di garantire la permeabilità e il drenaggio in modo da convogliare l'acqua. E quindi questo è molto importante. Purtroppo anche in passato, quindi non dico che è solamente adesso, sui sanpietrini è stata messa una colata di asfalto e in realtà non è nemmeno a livello. In realtà le piste ciclabili dovrebbero essere progettate a livello del piano di campagna, in quanto la realizzazione di eventuali tratti di rilievo necessita di dispositivi idonei al fine di garantire la tutela delle persone, poiché su questa manutenzione noi riscontriamo un dislivello tra appunto il resto della banchina dove ci sono i sanpietrini e il piano in cui devono scorrere i ciclisti. Un Quindi è dislivello che poi in pericoloso. teoria verrebbe anche aumentato dal materiale con cui si dovrebbe fare la pista, diciamo, in sé. Sì, dicono che poi il lavoro non è ancora terminato, quindi andrebbe comunque sia contestato eventualmente il progetto a fine campagna, ma nei tratti dove è stato cambiato, perché per molti il problema era il colore, è vero che il colore comunque l'impatto visivo è importante, era veramente nero come la pece e diciamo un po' era un cazzotto in un occhio, ma è ovvio che quello era il primo strato. Una volta sistemato era di colore grigio, cioè pressoché identica a quella passata. Quindi non è tanto il colore il problema, è tanto il materiale, la scelta dei materiali in piste ciclabili in ambito fluviale è molto importante, è fondamentale, perché si dovrebbero evitare tutte quelle situazioni in grado di impermeabilizzare il terreno e conseguentemente appunto evitare l'utilizzo di fondi bituminosi. Ilaria, come pensi che al momento si potrebbe rimediare a questa cosa? Ci sono state varie polemiche, mi pare di aver capito, anche all'interno, diciamo, del gruppo di appartenenza della sindaca, insomma, del Movimento 5 Stelle, persone che non hanno gradito molto questa cosa. Ma adesso, insomma, come si potrebbe, tu pensi che è recuperabile la cosa? Che sia recuperabile la cosa? Tutte le cose sono recuperabili, nel senso che come si è fatta si può risistemare e rivalutare il materiale utilizzato, ovviamente. Certo, questo comporta una spesa pubblica maggiore, e poi ricordiamoci che parlandoci di manutenzione ordinaria, quei fondi sono stati presi da un bilancio
in cui i soldi erano appunto indirizzati per questa manutenzione ordinaria. Quindi non so quanto sia fattibile. So che su questo anche la sovrintendenza comunque si è dichiarata, insomma, sul progetto. Quello che io posso dire da tecnico è che comunque ci sono dei materiali più idonei rispetto al bitume per realizzare delle piste ciclabili in ambito pluviale, come ad esempio un asfalto drenante, ad esempio. Ma ricordiamoci bene che non ha alcun senso fare un fondo bituminoso e poi metterci sopra un asfalto drenante, perché ovviamente non drenerà mai assolutamente nulla, come così non ha senso quando vedo sulle giunzioni dei sanpietrini che anziché esserci terra c'è il cemento. In quel caso la funzione principale del sanpietrino, che è appunto quella di convogliare l'acqua, se io ci metto il cemento tra le giunzioni dei sanpietrini, è ovvio che rendo inutile la stessa funzione del sanpietrino stesso, e così vale anche per l'asfalto drenante. Poi ci sta la ceramica gres o il gres porcellanato, che è anche molto carino da vedere. Le terre battute immagino che non sono proprio l'ideale in tale zona, ma ci sono comunque delle terre stabilizzate, oppure il calcestre. Ci sta il laterizio, cioè ci sta il calcestruzzo fatto in piastrelle, oppure un tipo di calcestruzzo in opera. Cioè, insomma, ci sono veramente dei materiali più idonei e anche visivamente più carini. E inoltre, comunque, si evidenzia che sarebbe auspicabile attuare degli interventi in grado di garantire la sicurezza del tracciato, quindi evitare appunto questi dislivelli tra la pista e il resto della banchina, e anche sarebbe opportuno dotare la pista ciclabile, sempre per garantire la sicurezza dei fruitori, di parapetti laddove siano presenti dislivelli o attraversamenti in quota, un fondo che permetta un buon drenaggio appunto ed un livellamento efficace. E anche sarebbe auspicabile una illuminazione idonea nei tratti particolarmente frequentati dai ciclisti. Sì, peraltro queste piste lo vediamo quotidianamente, sono frequentate non soltanto da ciclisti, ci sono i runner, ci sono i ciclisti, ci sono anche i pedoni, perché in molti casi sono ovviamente prendono l'area del marciapiede, diciamo, no? Dello spazio destinato ai pedoni, però i Non marciapiedi sono dovrebbe spesso, essere, ma sono. ecco, i marciapiedi sono impraticabili perché o ci sono radici, o ci sono le buche o quant'altro, e l'unico spazio che è abbastanza livellato e liscio sono le piste ciclabili, con grande disappunto dei runner e dei ciclisti che se le vedono in qualche modo invase e che spesso ho verificato preferiscono a un certo punto con grande pericolo correre o andare in bicicletta sulla strada direttamente. Eh sì, perché se ovviamente se l'accesso è garantito anche al semplice pedone che fa una passeggiata, ovviamente la pista ciclabile è diversa. Ricordiamoci che il pedone a volte, frequentemente, ha anche dei problemi di deambulazione, quindi è intimorito anche dal pensiero di andare su un marciapiede con buche, radici, mezze voragini e cose del genere. Il pedone può anche essere una mamma con un Sì. passeggino o una persona in sedia a rotelle. Certo, sì, infatti le piste ciclabili sono anche molto utilizzate o dai diversamente abili o anche appunto dalle mamme con passeggini o anche ad esempio dai monopattini, perché ormai oltre alla classica bici si è anche evoluta questa sorta di utilizzo del monopattino, quindi monopattino e ciclista e anche runner ovviamente. Questi monopattini che io mi sono trovato più di una volta con qualche amministratore a discutere dei monopattini e sottolineare l'esigenza che andrebbero inquadrati in un qualche tipo di Guarda, strumento, perché non sono veicoli, non sono biciclette, non è un pedone il monopattino, uno che. su questo non è propriamente vero, perché a Torino, vabbè, come ministeri, qualche anno fa, 2 anni fa circa, abbiamo sottoscritto tutti i ministeri coinvolti, tra cui anche Trasporti, un protocollo d'intesa. Un protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria, anche alla luce delle varie infrazioni che l'Unione Europea ci infligge, perché non rispettiamo i valori limite della direttiva sulla qualità dell'aria.
E tra le varie, diciamo, tra le varie misure che ogni ministero doveva attuare per garantire, insomma, questo miglioramento della qualità dell'aria, c'era anche un inquadramento del monopattino, perché noi come città, comunque sia, ma non solo, anche in Italia avevamo appunto un problema di regolamentare il monopattino e renderlo omologabile alla bici. Quindi perlomeno il caschetto, per quanto riguarda la sicurezza, dovrebbe essere, oppure un qualche cosa che la notte gli faccia vedere, perché una luce, un qualcosa del genere, perché insomma, per quanto riguarda la sicurezza, poi ci sono stati anche incidenti. Diciamo che è vero questo che manca la luce o comunque sia le persone potrebbero utilizzare il casco, è vero che anche per utilizzare la bici andrebbe messo il casco, Certo. ma detto questo, sì, molti incidenti ci sono stati, ma anche molto imputabili purtroppo al non uso corretto del monopattino. Girando per Roma mi capita molto In spesso di due. vedere in due o anche in tre, Sì. addirittura peggio del motorino a Napoli. E poi mi capita anche di vedere molto minori con questi monopattini, anche con gli stessi monopattini fruibili, diciamo, da parte del Comune di Roma, dalle società con cui sono stati fatti gli appalti. Se non mi ricordo male, leggendo il regolamento, c'erano alcune società che vietavano l'utilizzo di questi monopattini a minorenni, però ovviamente se poi non si fa un controllo, scriverlo sul regolamento trova il tempo che trova, purtroppo, come ben sappiamo. Le leggi sono facilmente, Occorrerebbero dei diciamo, controlli, come in tutte le cose. esatto. Dei Cioè, controlli. Certo. la legge è importante, ma serve un E controllo frequente. tornando al discorso che facevamo prima, dei controlli, una presenza, diciamo, della polizia o di chi, insomma, presidia il territorio, nel senso, a fianco dei cittadini, anche nella zona delle banchine del Tevere, perché, insomma, sono anche frequentate e lì sotto difficilmente ho trovato polizia o comunque sia un servizio di pattuglia che in tutte quante le città si trova, però appunto a un livello siamo 10 metri sotto a livello stradale. Sì, io no, le frequento molto le banchine del Tevere perché tra le mie passioni è quello di fare fotografie, quindi molto spesso vado a fotografare comunque il Tevere, visto che mi occupo di paesaggi, specialmente natura, quindi ovviamente il Tevere per me è molto importante anche per un futuro progetto che è fare una mostra, una successiva mostra fotografica per far vedere come l'impatto antropico determina comunque dei problemi o dei rischi, specialmente di dissesto geologico o idrologico sul nostro territorio. E quindi, insomma, il Tevere mi porta molte buone foto e molte idee fotografiche. E sì, effettivamente i controlli ne ho visti pochi, ovviamente, tranne quando non si fanno le manifestazioni in genere d'estate, che quindi c'è un po' più di vita su queste banchine, sì, si trova un po' di tutto, diciamo, tra gli ospitanti di queste Per banchine, esempio, e una cosa che si soprattutto è potrebbe anche fare, che una sarebbe secondo discarica, me è un anche, consiglio di civiltà, scusami. sarebbe un servizio di bagni pubblici, un qualcosa Sì. di decente, non certo quei bagni chimici che sono una cosa veramente miserevole. Purtroppo in questo paese il servizio dei bagni pubblici è considerato una cosa, deve essere per forza brutta e poco fruibile, perché è una cosa che per provvisoria ci sta quando ci sono i cantieri, si mettono, adesso li mettono quando fanno i cantieri, quelli là, quei, diciamo, gabbiotti piccolini, però quella è una cosa proprio a livello di necessità, ma insomma, una cosa, essendo frequentata anche da turisti, a volte le banchine del Tevere sono frequentate, si potrebbe pensare perlomeno di proporre un servizio stabile di bagni, Sì, insomma. sarebbe assolutamente, sarebbe anche importante fare un servizio con l'AMA per la gestione appunto delle banchine perché oltre a quello che abbiamo detto finora, c'è anche da dire che sono una discarica a cielo aperto molte volte, le banchine del Tevere, quindi la pulizia è alquanto difficile, sarebbe importante comunque che AMA gestisse anche le banchine del Tevere, perché ovviamente lasciarlo solo al buon senso delle associazioni o dei volontari lascia un pochino il tempo che trova perché non si può dare un servizio
in mano al volontario, che ricordiamoci bene che il volontario comunque offre un servizio nei ritagli del proprio tempo libero, quindi non può garantire una continuità del servizio stesso. Purtroppo su molte cose si fa sempre affidamento sul buonsenso delle persone, sullo spirito e sulla voglia di fare per migliorare i nostri quartieri e per migliorare la nostra città, però non basta. Effettivamente serve un servizio preposto in grado di garantire anche la pulizia delle banchine, oltre a un servizio di controllo delle stesse. Per quanto riguarda i bagni, assolutamente, ma bisogna anche vedere che per le spiagge libere di Ostia hanno messo tutti questi bagni chimici per garantire il servizio. E quindi sì, un pochino brutti, diciamo, visivamente, e anche scomodi da utilizzare per i fruitori stessi. Ilaria, abbiamo divagato abbastanza e abbiamo fatto anche una certa. In chiusura ricordiamo che siamo in una fase pre-campagna elettorale per questa, diciamo, complicatissimo avvicendamento, se ci sarà un avvicendamento, ma comunque al Campidoglio tu ti sei fatta un'idea. C'è una grande, l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni, un grande attivismo su certi, diciamo, lavori, su certe manutenzioni, su certe cose, insomma, che mi sembrano abbastanza di facciata nella città. Forse, dico forse, si può annoverare anche questa cosa di cui abbiamo parlato, questa colata di asfalto sui San Pietrini della banchina del Tevere tra queste iniziative. Beh, forse, probabilmente diciamo in 5 anni si potevano destinare questi fondi per una manutenzione ordinaria molto prima a delle banchine del Tevere, anche perché lo stato in cui versavano purtroppo a causa di una scarsa manutenzione fino ad ora era evidente a tutti e sotto gli occhi di tutti, e quindi conseguentemente si poteva sicuramente fare prima. Poi è ovvio che si lavora sempre sulle priorità e magari c'era qualcosa di più importante su cui diciamo indirizzare i fondi per garantire un miglioramento della città, però sta di fatto che i grandi lavori di manutenzione si stanno facendo in quest'ultimo periodo, un po' però come fanno quasi sempre tutti i politici di qualsiasi schieramento e di qualsiasi colore. Non è una novità che No. negli ultimi 6 mesi si vede che Roma diventa un cantiere a cielo aperto. E purtroppo è così anche in questo caso. Anzi, da Covid si sono presi anche qualche mesetto in più perché le elezioni sono spostate in avanti in autunno rispetto all'estate. Perfetto, Ilaria. Allora, noi ti ringraziamo per questi aggiornamenti. Ti diamo appuntamento per le prossime cose, sperando che prossimi argomenti, sperando che non siano ulteriori misfatti sulla città, ma magari qualcosa di positivo da raccontare, da commentare. Ti ringraziamo ancora, ti salutiamo e a ritrovarci. Seguiteci e condividete Grazie. questo video. Ciao Ilaria. Ciao, grazie.